Buongiorno, buongiorno e ben trovati a Dentro la Notizia, la nostra rassegna stampa eh, quotidiana dove come sempre andremo a vedere quelli che sono i titoli principali dei eh, due maggiori quotidiani locali ovvero oh, il eh, messaggero e la provincia eh, come ogni lunedì daremo un'occhiata naturalmente a quello che è il giornale della provincia per eh, la giornata di ieri lunedì appunto in edicola c'è soltanto il messaggero e allora siccome noi la domenica Appunto non andiamo in onda, eh, andiamo a vedere naturalmente anche che cosa è uscito sui giornali ieri, sul quotidiano La Provincia eh, e, e dove, appunto, si parlava soprattutto di questa situazione di HCS perché sabato c'è stata, appunto, questa eh, riunione riguardante ancora una volta la holding Civitavecchia Servizi ma vediamo appunto il titolo principale del quotidiano La Provincia con HCS salvaguardare i posti di lavoro, questo appunto il titolo scelto dal quotidiano La Provincia, la richiesta dei sindacati a confronto con l'amministrazione sul futuro della società le parti sociali si sono ammorbidite sulla linea della giunta orientata verso la vendita. Possiamo andare a vedere anche nella pagina interna questo titolo Sindacati su HCS garantire i posti di lavoro, questo appunto è quanto chiedono le organizzazioni sindacali. Il delegato Emiliano Santori dice così si rischia di sforare il tetto dell'indebitamento, anche le parti sociali cambiano idea sulla necessità di vendere, la decisione spetta all'amministrazione, questo appunto è quanto è stato ribadito nella riunione di sabato scorso, di cui vi possiamo proporre anche il nostro servizio, vediamo. La proroga di 60 giorni per la presentazione del piano di risanamento da presentare al Tribunale probabilmente ci sarà, ma il Comune non può comunque garantire per i debiti di HCS. E questo è il dato emerso dall'incontro di questa mattina fra amministrazione, sindacati e liquidatori, durante il quale questi ultimi hanno dato i tempi con cui i creditori andranno pagati. Con una fideiussione, ha spiegato il delegato alle partecipate Emiliano Santori, il Comune rischia di sforare il tetto dell'indebitamento. Alternativa vendere almeno il sessanta per cento della società. Altrimenti la gara andrebbe deserta. Anche se per Santori sarebbe meglio individuare quelle SOT da poter vendere al 100%. In questo modo, spiega, il comune resterebbe sempre il committente dei servizi e avrebbe voce in capitolo. Dal canto loro, i sindacati hanno chiesto una sola cosa: la garanzia dei posti di lavoro. Per quanto riguarda la vendita, spetta all'amministrazione decidere, dopo, ovviamente, un passaggio in consiglio comunale. Intanto, già dalla prossima settimana la maggioranza di Tidei si incontrerà per studiare la situazione e maturare la decisione ultima. E ritorniamo appunto in studio per andare a vedere appunto quelli che sono gli altri titoli del quotidiano La provincia di ieri, perché ad esempio c'è questa notizia che riguarda gli abbonamenti delle Ferrovie dello Stato per gli anziani. Vediamola appunto questa notizia. Eccola qua: abbonamenti FS: eh, nessun servizio rivolto agli over 70. Questo il titolo: Utenti costretti a rivolgersi ad altre eh, biglietterie. Possiamo andare a vedere appunto questo titolo anche eh, nella pagina interna, eccolo, con eh, questi abbonamenti mh, FS Civitavecchia eh, non offre il eh, servizio e quindi gli over 70 devono oh, praticamente spostarsi fino a Santa Marinella per avere appunto questo abbonamento delle eh, ferrovie dello Stato. Una situazione che sta facendo abbastanza arrabbiare, eh, ovviamente, gli anziani che sono. Eh, che devono usufruire che devono uh, o meglio, che devono prendere appunto il treno e hanno bisogno uh, dell'abbonamento. Del, uh, dell uh, la cronaca, poi, la cronaca sempre sulla pagina del quotidiano La Provincia con questa discarica di amianto alla buca di Nerone, questo il titolo, materiale cancerogeno rinvenuto su un terreno del demanio marittimo, sequestrata nei giorni scorsi dalla Guardia di eh, Finanza. Andiamo a vedere appunto il titolo eh, anche su questo argomento, che la troviamo appunto nella pagina interna, una discarica abusiva di amianto in riva al mare, questo è quanto scrive il quotidiano La Provincia. Ve lo faccio vedere più di avvicino. Il titolo, eccolo qua: I militari delle fiamme gialle hanno sequestrato l'aria scoperta nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza appunto nei pressi della buca di eh, Nerone. Anche su questo argomento possiamo andare a vedere il nostro servizio. Consistente sequestro di amianto eseguito nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Civitavecchia. Gli uomini della compagnia, agli ordini del capitano Antonio Nusca, nel corso di un servizio di pattugliamento dalle parti della Buca di Nerone, hanno notato qualcosa di strano su un terreno appartenente al demanio marittimo, a pochi metri dai cantieri Giannini. I militari delle Fiamme Gialle si sono avvicinati, notando la presenza di una discarica abusiva costituita da amianto, materiale cancerogeno e per questo motivo molto pericoloso, che necessita dell'impiego di particolari tecniche di smaltimento. I finanzieri, convinti in un primo momento di doversi misurare con la solita discarica abusiva, hanno informato l'autorità portuale di competenza in quell'area e hanno provveduto a richiedere la rimozione del materiale abbandonato, secondo i criteri previsti. Grande è stata la sorpresa quando il mezzo incaricato di rimuovere l'amianto, smuovendo il terreno, ha consentito ad altro materiale pericoloso di emergere in superficie. Qualcuno, probabilmente nottetempo, si è costruito una vera e propria discarica abusiva, tra l'altro difficile da notare. La Guardia di Finanza ha subito disposto il sequestro dell'aria, avviando le opportune indagini per risalire gli autori del reato. Questa, dunque, è la situazione per quello che riguarda questa discarica di amianto trovata eh, vicino alla buca di Nerone, eh, che è stata, come avete sentito, sequestrata dalla Guardia di Finanza. Ma c'è anche un'altra notizia di cronaca sulla pagina di ieri, appunto, del quotidiano eh, La Provincia, perché eh, invece l'ufficio Dogane eh, ha, ha sequestrato eh, al porto rifiuti e metallo, c'era un carico praticamente che era arrivato al eh, porto e che e che appunto era destinato in Pakistan è stato sequestrato con questa operazione della dogana locale. Possiamo andare a vedere infatti il titolo, eccolo qua in effetti operazione della dogana locale, maxi sequestro di rifiuti in metallo, circa 26 tonnellate sono state appunto sequestrate dagli uomini della, della dogana. Andiamo avanti appunto con quelle che sono le altre notizie perché ad esempio c'è anche questa notizia che riguarda le Olimpiadi della cultura con le semifinali che si svolgono al Traiano. Questo è il titolo, infatti Olimpiadi della cultura, semifinali al Traiano. Prevista la partecipazione di circa 900 ragazzi. Una delegazione del Pincio eh, questa mattina accoglierà i eh, concorrenti. Infatti questa mattina è già in corso. Questa, questa manifestazione al Teatro Traiano andiamo a vedere però anche il titolo nella pagina interna sempre su questo argomento titolo eh, a tutta pagina Olimpiadi della cultura domani le semifinali domani naturalmente sarebbe oggi eh, i concorrenti saranno accolti da una delegazione del Pincio dalle 8 al Teatro Traiano saranno impegnati circa 900 ragazzi ma andiamo a vedere quella che è stata la presentazione eh, di queste Olimpiadi della cultura con le interviste che abbiamo Realizzato, vediamole. Tutto pronto per le semifinali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento che saranno ospitate al teatro Traiano di Civitavecchia? Esatto, ormai siamo arrivati alle prove che si terranno lunedì mattina. Siamo tutti pronti e i ragazzi cominciano ad arrivare a Civitavecchia già da domenica. Quindi, già da domenica cominceremo ad attivarci per accoglierli negli alberghi cittadini e dargli le prime indicazioni per visitare la città e affrontare al meglio le prove parliamo di circa 900 ragazzi provenienti dagli istituti superiori di tutta Italia, quindi non soltanto di Civita Vecchia, che si dovranno um, affrontare l'un con l'altro in prove. Che tipo di prove sono? Allora, le prove sono di educazione civica, attualità e geografia, la prima prova, poi seguiranno prove di grammatica inglese, letteratura e grammatica italiana, logica e informatica, più la prova musicale. È una prova diversa dalle altre, non è una prova quiz, ma una prova tipo Sarabanda in cui i ragazzi dovranno individuare dopo 10 secondi di ascolto il titolo e dell l'autore della, della canzone che abbiamo fatto ascoltare. Dopo le semifinali, quanti ragazzi potranno partecipare alla finale che si terrà a Tolfo? Dopo le semifinali, dal regolamento passeranno in finale 30 squadre più una ebbene, che riceverà il bonus per l'accesso, e quindi saranno 31 salvo pari merito. Questa è dunque la spiegazione di come funzioneranno queste Olimpiadi della uh, cultura, ma a proposito di cultura andiamo a vedere appunto altri titoli eh, sempre inerenti a questo argomento. Perché, ad esempio, c'è stata questa, eh, questa edizione, seconda edizione di un progetto per mare e per terra, andiamolo a vedere nel dettaglio con il titolo appunto. Del quotidiano La Provincia, per mare e per terra con gli amici della Darsena. Questo è quanto titola il quotidiano La Provincia per parlare di questa seconda edizione del progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. Otto ragazzi eh, che, oltre a svolgere attività di velaterapia sulle barche dei volontari dell'associazione, potranno imparare a gestire gli animali e a coltivare i prodotti della fattoria sociale. Poi vedete subito sotto anche un'altra iniziativa sempre targata Fondazione Cariciv con Cacciaglia il presidente appunto della fondazione che dice un asilo di eccellenza si tratta del, dell'open day del mondo della serenità, il presidente della fondazione Cariciv era appunto a questo open day, un'occasione di festa aperta ai più piccoli e ai loro genitori. Eravamo presenti anche noi con le nostre telecamere, i nostri microfoni, andiamo a vedere che cosa ci hanno detto insegnanti e lo stesso Presidente Cacciaglia. Le nostre iniziative dall'anno 2013-2014 partiranno con una sezione d'inglese, con una sezione bilingue, scusate, e, faremo, e portiamo avanti questo progetto con una classe di bilingue. Ecco qui vediamo i bambini hanno non soltanto lo spazio dove stare in classe ma anche una bella palestra dove potersi scatenare. Sì, infatti due volte a settimana i bambini fanno um, um, attività motoria con un insegnante che viene apposta per fare questa attività e, ed è strutturata molto bene. Diciamo. Quali altre attività sono in programma? E a parte ecco, la sezione di bilinguismo, ecco, comunque c'è la possibilità di fare anche due volte a settimana il progetto di inglese, il progetto di educazione alimentare e tanti altri progetti che poi ecco, proporremo anno dopo anno. L'anno di iscrizione per potersi iscrivere le famiglie, da che giorno a che giorno hanno tempo? E di solito le iscrizioni sono partite ecco, dal 21 gennaio fino al 28 febbraio, però stiamo prolungando le iscrizioni a richiesta, perché ci sono tante richieste da parte dei genitori e quindi sono prolungate il periodo delle iscrizioni. Un progetto molto importante e soprattutto un servizio a quelle famiglie che lavorando hanno bisogno ovviamente con le grandi lunghe liste d'attesa per iscrivere i propri bambini, si rivolge proprio a loro? Sì, Questa è la motivazione poi che ci ha portato a riassumere la, la, assumere la gestione dell'asilo che se no sarebbe stato chiuso. È stata, devo dire, per quest'anno un'esperienza molto positiva. Io devo ringraziare le insegnanti, il personale tutto che veramente con abnegazione ha fatto sì che la scuola non, non risentisse assolutamente del cambiamento che c'è stato. E da quello che vedo, quotidianamente mi vengo, vengono proposte iniziative nuove, tutte importanti come si diceva nella lingua inglese, i progetti, poi trattandosi di un asilo della fondazione, è chiaro che i progetti sono alla base di tutto e sicuramente noi faremo in modo sempre di più che eh, questo asilo diventi un asilo d'eccellenza, anche perché la fondazione non è che deve guadagnare, l'associazione se guadagna, la guadagna qualcosa la rimette sul territorio. Quindi noi veramente pensiamo nell'interesse esclusivo dei bambini, delle loro famiglie, affinché le cose vadano sempre meglio, qui trovino e l'avete visto che tipo di ambienti ci sono, c'è un bel giardino, ci sono belle stanze, tutte a norma, tutte ristrutturate, quindi ritengo che ci sia un'offerta veramente buona. Questa dunque questa iniziativa Open Day spiegata sia dagli insegnanti che dal presidente della Fondazione Carisi Vincenzo Cacciaglia, come vi dicevo. Andiamo a vedere adesso però quelle che sono le notizie che arrivano dal comprensorio. Si parla di posta per esempio, di posta a singhiozzo in collina, sindaci e comuni sul piede eh, di guerra, questo è quanto scrive appunto la provincia. Possiamo andare a vedere appunto questo articolo anche nella pagina interna. Eccolo qua: la posta in collina arriva a singhiozzo, questo è il titolo del quotidiano del quotidiano la provincia, Augusto Battilocchio da quando lo smistamento è passato a Civitavecchia sono iniziati i disagi, ha detto lettera di protesta inviata eh, dalla Comunità Montana e dai sindaci di Tolfa e di Allumiere su questo. Eh, argomento. Possiamo andare a vedere di nuovo invece l'altra notizia del comprensorio che abbiamo visto appunto eh, a fianco oh, con il titolo sulla raccolta differenziata. Invece in questo caso eh, Grimaldi annuncia un progetto alternativo per Santa Severa. Possiamo andare a vedere anche qui il titolo eh, principale mh, sulla pagina eh, del comprensorio, titolo a tutta pagina differenziata un progetto alternativo per Santa Severa. A Santa Marinella l'assessore ai lavori pubblici Angelo Grimaldi annuncia che saranno create stazioni ecologiche. L'amministratore comunale bacchetta la Gesam non sono soddisfatto, poca pulizia in estate, dice eh, l'assessore. Ma anche su questo argomento andiamo a vedere il nostro servizio. L'assessore ai lavori pubblici Angelo Grimaldi si dice insoddisfatto del lavoro svolto dalla Gesam. La società che ha in gestione la pulizia della città, in particolare nel territorio di Santa Severa. L'assessore, inoltre, dichiara che nella frazione santa Marinellese la raccolta differenziata sarà attuata in modo diverso rispetto a Santa Marinella. Se devo essere sincero, commenta Grimaldi, non sono per nulla soddisfatto di come sta lavorando la Gesama su Santa Severa. Anch'io, come la maggior parte dei residenti, reputo la frazione scarsamente pulita e quindi io faccio un richiamo ai responsabili della ditta che cura lo spazzamento della perla del tireno. Non è un problema che rilevo tutto l'anno, continua Grimaldi, perché d'inverno la cittadina è sufficientemente pulita, io mi lamento di questo problema prevalentemente in estate, dove aumenta a dismisura la presenza di villeggianti. Sulla raccolta differenziata l'assessore confessa che c'è un progetto alternativo per i rifiuti differenziati. A Santa Severa daremo vita alla raccolta differenziata con il sistema porta a porta com come è in vigore a Santa Marinella, sottolinea Grimaldi. Nella frazione abbiamo deciso, sentendo anche le necessità dei nostri visitatori, di creare alcune stazioni ecologiche formate da cassonetti per i materiali riciclabili, che, che verranno svuotati secondo i tempi stabiliti dall'azienda. Per cui non ci sarà un vero porta a porta, in quanto Santa Severa è abitata essenzialmente da villaggianti e turisti che vengono solo in estate, per cui diventerebbe impossibile fare la differenziata in inverno. L'assessore, per evitare che i romani si trovino in difficoltà per fare la differenziata, ha stabilito che nel mese di aprile ci sarà una prima riunione che servirà per spiegare ai villeggianti e ai residenti le modalità di come verrà attuata la raccolta dei materiali riciclabili, mentre sta ancora studiando il modo per asportare l'organico che, soprattutto d'estate, potrebbe creare problemi di igiene pubblica. Con la raccolta differenziata, conclude Grimaldi, avremo la possibilità di utilizzare il personale della Gesam per incrementare lo spazzamento della cittadina, in particolare nel periodo estivo che è quello più critico. Comunque la notizia per quello che riguarda appunto la questione di Santa Marinella e, e i rifiuti, perché ad esempio questa notizia la troviamo anche sul messaggero di oggi, ehm, così introduciamo appunto anche la pagina odierna della, del messaggero, eccola qua, dove eh, dopo questa presa di posizione dell'assessore a Santa Marinella è praticamente scontro tra partiti sulla questione. Eh, rifiuti, Questo è quanto scrive il quotidiano eh, Il Messaggero su questo argomento. L'apertura però dei, di oggi della pagina del Messaggero è sulla neodeputata grillina Marta Grande eh, perché ne fanno una descrizione i suoi ex professori al Liceo eh, Galilei. Marta studentessa modello, questo è il titolo eh, del Messaggero, la neoparlamentare Grande nel ricordo dei suoi ex professori del Liceo Galilei, brava, dirigente disponibile con gli altri e un brillante esame di maturità questo eh, è quanto dice appunto il quotidiano Il Messaggero facendo questa descrizione della neoparlamentare grillina Marta Grande. Eh, si parla poi anche di eh, teatro su il, eh, su il Messaggero con il titolo eh, Affari di cuore il triangolo strappa applausi, questo eh, è quanto scrive il quotidiano oh, Il Messaggero sullo spettacolo che ha avuto un successo al Traiano per la commedia interpretata da Pino. Quartullo con la noschese e la D'Abraccio. questo eh, è appunto quanto scrive il quotidiano il eh, messaggero e poi eh, si parla anche, come ogni lunedì, sul messaggero del, eh, del tempo, de, di quelle che sono le previsioni per la settimana. Andiamola a vedere allora, perché secondo il meteo de, eh, il, eh, del messaggero oggi resiste il cielo sereno, in effetti lo stiamo vedendo, però mercoledì piogge estese. Questo è quanto prevede appunto il eh, tempo eh, per quel che riguarda eh, il meteorologo del messaggero ma poi andiamo a vedere appunto anche che cosa prevede per eh, il resto della settimana e allora vedete che eh, quantomeno si dice che il tempo dovrebbe rimettersi verso la fine della settimana speriamo bene naturalmente anche per, ehm, per il tempo uh, oltre a questo si parla anche eh, della processione del venerdì santo perché naturalmente si avvicina anche questo appuntamento tradizionale della nostra città, in vista naturalmente della Pasqua, il titolo è Alla Chiesa della Stella per la processione. Da oggi iscrizione aperte. Questo appunto il titolo scelto dal quotidiano Il Messaggero per parlare appunto di quelle che sono le iscrizioni per partecipare alla ehm, processione del eh, venerdì santo e poi come ogni lunedì naturalmente eh, tanto sport, tanto sport sulla pagina eh, del messaggero, andiamo a vedere appunto il titolo principale che è sul calcio e sul campionato di Serie D perché arriva la sconfitta per il Civitavecchia e nell'Azzurri sprecano tanto, il Porto Torres ne approfitta 2-0, questo il titolo oh, del quotidiano del quotidiano il messaggero, ancora calcio, poi con eh, il campionato di eh, promozione con eh, la compagnia portuale che travolge il Casalotti 3-0 e si avvicina alla capolista Cerveteri, questo appunto è quanto dice il quotidiano Il Messaggero. E poi ancora sempre sul campionato di promozione, era in programma anche il derby allo Scoponi di Tolfa. Il derby sorride al Tolfa. Santa Marinello ha battuto per 1-0. I biancorossi più determinati, brillanti, hanno meritato il successo. Ha deciso un gol di Paolini su Assis di Santecchi a 9 minuti dalla fine, questo è quanto scrive appunto il quotidiano Il Messaggero per parlare di questa domenica eh, calcistica ma eh, non c'è stato naturalmente nel weekend soltanto il calcio c'è stato ad esempio anche eh, un altro appuntamento importante per quello che riguarda lo sport ovvero la pallanuoto lo possiamo andare a vedere il titolo appunto sul quotidiano La eh, provincia eh, pallanuoto torna calcaterra vince la SNC questo il titolo scelto dal quotidiano La provincia per eh, sottolineare appunto l'importante successo contro la Canottieri Napoli ottenuto sabato al Palagalli dal 7 Rosso Celeste, sentiamo le interviste che abbiamo realizzate a fine partita. Sì, sì, sono soddisfatto, sono soddisfatto soprattutto come abbiamo gestito la palla e poi dopo in difesa tranne ultimo tempo dove è, è stato questo calo, però sono soddisfatto. Questa vittoria vuol dire che ragazzi cioè, se devono... Devono continuare cioè, di, di, di pensare in questo modo. Come, come hai visto la partita e poi specie i primi due tempi dove sono decisi la partita, come l'hai vista? Sì. Sicuramente avevamo rispetto per la formazione napoletana visto che comunque stanno disputando un ottimo campionato, la squadra giovane e con i due innessi esperti Bonocore e Primoraz, quindi ci siamo andati con le molle come ci eravamo andati con le molle anche nel precampionato. Abbiamo perciò affrontato la stessa partita, abbiamo raccolto i frutti un po' più a diciamo, stento rispetto alla... al precampionato, però ecco, alla lunga terzo e quarto tempo abbiamo gestito un bel vantaggio che abbiamo accumulato. Questo dunque è quanto hanno detto i protagonisti al termine della partita tra SNC e eh, Canottieri Napoli con il successo del 7 celeste per 10 a 6 come avete eh, sentito. Con questa Notizia: noi chiudiamo la nostra prima parte della rassegna stampa dedicata alla carta stampata, nella seconda andremo a vedere appunto che cosa propongono invece i quotidiani telematici, prima quelli locali e poi daremo un'occhiata come sempre anche a quelli nazionali. Il solito spazio pubblicitario, subito dopo ci ritroveremo appunto per andare a vedere i quotidiani telematici. A tra poco.